DJ Chiace presenta No Borders, musica senza confini, solo su RKO Radio. No Borders. Un viaggio musicale che va oltre ogni confine culturale universale, geografico e di stile, tanti porti intorno al mondo toccherà all'imbrunire, svelando connessioni più recondite. Un viaggio musicale che va oltre ogni confine culturale universale, geografico e di stile, tanti porti intorno al mondo toccherà all'imbrunire, svelando connessioni più recondite. Programma a cura di DJ Chiace, ogni due sabati dalle ore 18 su RKO Radio. E buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua, questa è la puntata numero 5 di No Borders. Come sempre iniziamo con il jingle, con la bellissima voce di Valeria Upbeat, che salutiamo. Qui c'è sempre Juan con me direttamente da Rapper Cut e niente, siamo qua ora e faremo oggi un viaggio che riparte in qualche modo dall'ultima puntata, in cui noi l'ultima puntata abbiamo fatto un viaggio tra la Giamaica e l'Inghilterra e abbiamo visto come la musica ska rallentò i ritmi per passare poi piano piano al rocksteady. E soprattutto l'ultima puntata l'ho voluta chiudere con un pezzo soul dell'Impressions, proprio perché il nuovo soul che stava nascendo negli anni 60 negli Stati Uniti influenzava molto anche la musica rocksteady. E sarà proprio sul soul che si concentrerà la puntata di oggi, e quindi non posso che partire con un pezzo della regina del soul, Aretha Franklin, e ci ascoltiamo Respect, un pezzo del 1965, e partiamo con questo viaggio nel mondo del soul. E questa è la regina del soul, Aretha Franklin, con Respect. Questo è un pezzo, un disco uscito nel 1965 su etichetta Volt e poi nel 67 invece per l'etichetta Atlantis. Parleremo anche di etichette discografiche. Ora, questo pezzo, ho voluto iniziare con questo pezzo perché oltre a essere una hit soul,
Arita, questo pezzo è diventato un vero e proprio riferimento musicale nella seconda ondata del movimento femminista del 1970. Era un vero e proprio inno di emancipazione, un'affermazione veramente potente per l'epoca, che le donne, e in particolare quelle di colore, meritavano e meritano rispetto, tant'è che divenne proprio un grido di battaglia femminista. Ma cos'è musicalmente la musica soul? Da dove nasce? La si può considerare una naturale evoluzione del rhythm and blues degli anni 50. Il rhythm and blues man mano si evolse e da un lato si trasformò in quello che è conosciuto come il rock and roll, mentre dall'altro fu influenzato da un ritorno alle radici più afroamericane, soprattutto quelle del gospel e del blues. Ed è da questa fusione tra sacro e profano, tra il gospel proveniente dagli ambienti di chiesa e il blues proveniente invece dai club, dalle strade, che nasce appunto il soul. Questo terreno di mix fu preparato in particolare da due artisti che erano Ray Charles e Sam Cooke. Per questo ci ascoltiamo adesso un pezzo di Ray Charles, I Got a Woman, del 1954, ritenuto molto significativo per l'influenza che ha avuto sulla musica soul. Ray Charles, I Got a Woman. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She says a loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says a loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says a loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. There to love me both day and night, never grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Oh, she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. E questo era Ray Charles, I Got a Woman, del 1954, un pezzo molto importante che ha in qualche modo anticipato quello che poi sarebbe diventato il soul. Così come un altro pezzo importante in questo senso è quello di Sam Cooke, You Send Me, che ci andiamo ad ascoltare subito. Darling, you send me, I know you. Darling, you send me. Honest you do, honest you do, honest you do. Whoa, you thrill me. I know you, you thrill me. Darling,
first I thought it was infatuation, but ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, you send me, I know you send me. E furono anche questi suoni romantici di Sam Cooke a preparare il terreno alla venuta del soul. Quindi abbiamo detto Ray Charles, Sam Cooke, ma furono anche altri gli artisti che influenzarono e contribuirono alla nascita del soul. Tra tutti ricordiamo assolutamente James Brown, Jackie Wilson e Solomon Burke. E James Brown non posso esimarmi da mettere un pezzo. Lui viene chiamato il padrino del soul, così come Aretha Franklin era la regina del soul, è la regina del soul, e anche James Brown iniziò cantando nei quartetti gospel ed è stato uno dei personaggi maggiormente influenti degli ultimi 50 anni. Veramente ha influenzato la musica James Brown con i suoi ritmi rivoluzionari, con la sua voce graffiante, con la sua teatralità sul palco. Ha influenzato davvero generazioni di musica a seguire, dal rock al rap fino alla disco. Quindi ci sentiamo Papa's Got a Brand New Bag di James Brown. We'll be right back.
E questo è il grandissimo James Brown con questo pezzo Papa's Got a Brand New Bag. Veramente James Brown, una pietra miliare della musica in generale. E la popolarità del soul negli Stati Uniti iniziò più o meno già durante i primi anni 60, raggiunse il picco verso i 70 e la metà degli anni 70, ma un aspetto fondamentale della musica soul erano le liriche, perché erano liriche, testi che parlavano direttamente a una generazione di giovani afroamericani e divennero ben presto un sinonimo di lotta sociale e politica. Tant'è che movimenti civili come quello per i diritti, cioè movimenti come quello per i diritti civili dei neri, tipo il Black Power e tutto quanto era focalizzato sul raggiungimento dell'equità sociale ed economica dei neri, hanno spesso, molto spesso, avuto come colonna sonora la musica soul, e i due aspetti erano assolutamente intrecciati. Infatti il termine soul non veniva associato solo alla musica, ma si estese anche alla danza, alle arti visive, allo stile di vestire, di portare i capelli, allo slang del linguaggio, del modo di parlare. E quindi adesso voglio farvi ascoltare un pezzo degli Impressions, il gruppo di Curtis Mayfield, con cui abbiamo chiuso tra l'altro la precedente puntata, che si chiama We're a Winner del 1967. È un testo in cui è lampante l'attivismo, la consapevolezza dei propri diritti, l'unità dei neri, l'ideologia del Black Power. Ci sentiamo quindi We're a Winner degli Impressions. Questi erano gli Impressions, che è un gruppo che è stato attivo per tantissimi anni, dal 1958, a ben 23 album all'attivo fino al 1981, e di questo gruppo ha fatto parte il grandissimo Curtis Mayfield, che entrò negli Impressions a soli 14 anni e che fu uno dei primi cantanti a portare nei testi soul temi di più rilevanza sociale come questo che abbiamo appena ascoltato. Ora ci ascoltiamo un'altra hit della musica soul, un pezzo di Sam e Dave, sempre significativo per il testo, perché racconta della storia di una persona che lotta per superare le sue attuali condizioni di vita e che con orgoglio sostiene di essere un soul man. Ci sentiamo Soul Man di Sam e Dave.
E questi erano Sam e Dave con Soul Man, un pezzo del 1967. E anche andando avanti negli anni, anche verso il 1970, comunque i cantanti continuavano a parlare a nome della comunità nera. E ci ascoltiamo quindi un altro pezzo impegnato in questo senso, che è quello degli Isley Brothers, e si chiama Freedom. Questi erano gli Isley Brothers, che sono un gruppo fondato nel 1954 e che, pensate, è attualmente, dopo quasi 70 anni, ancora attivo, perché poi è stato rifondato per conto dei due fratelli rimasti ancora in vita nel 2011, e quindi un gruppo che ha ancora attivo, che ha 70 anni di storia. Tant'è che hanno fatto dal 59 al 2017, si contano ufficialmente ben 35 album. E anche questo pezzo, Freedom, un testo molto impegnato socialmente, sempre per la lotta dei neri. E così come ci ascoltiamo sempre su questo... su questa tematica, un pezzo dei C-Lights,
del 1971, a conferma del fatto che anche andando avanti negli anni la tematica della causa dei neri era molto sentita, perché comunque anche in quegli anni la massa critica di afroamericani non era ancora assolutamente integrata con la società americana. Ci andiamo a sentire quindi questo pezzo dei Chillites, For God's Sakes, give more power to the people. More power to the people, questi erano i Chillites, un pezzo del 1971. Andiamo ancora un po' avanti negli anni, diciamo che da metà degli anni 70 il suono del soul ha pian piano lasciato spazio a sonorità che si sono fatte più funk, ma anche più disco, e addirittura in seguito si può dare seguito a questa evoluzione del soul ancora successivamente con la nascita del rap e dell'hip hop. Ci ascoltiamo allora uno degli ultimi pezzi, forse uno degli ultimi pezzi socialmente impegnati del soul, perché poi con diciamo l'arrivo della disco i testi sono diventati un po' più diciamo leggerini e spensierati, e ci ascoltiamo questo pezzo degli OJs, Give the People What They Want, del 1975. You got
E si sentono le sonorità molto più funk in questo pezzo degli OJs del 75, perché come detto poi ci fu questa evoluzione del soul verso il funk. E approfitto per salutare il mio amico Simino che mi è venuto qui a trovare in radio, DJ Simino, a proposito di musica soul e musica funk, lui ha un po' di dischi interessanti. E abbiamo parlato finora dei testi, questi testi molto impegnati per la causa dei neri, e ora vediamo un po' invece a livello di etichette discografiche quali furono le etichette più importanti che hanno fatto la storia della musica soul. E ovviamente vanno assolutamente nominati i colossi, i due colossi che erano fra tutte e su tutte la Motown Records, e poi c'era la Atlantic, e insieme a loro poi c'erano la Stax, la High Records e tutta una serie di altre etichette minori. La Stax Records e la High Records coprivano praticamente principalmente la zona sud, quindi diciamo l'America, gli Stati Uniti si dividevano un po' le aree e le etichette di quest'area della zona sud, quindi Tennessee, Mississippi, Alabama, Louisiana, erano principalmente Stax e High Records. E anche il suono era caratteristico, era diverso, perché era tipico con tipicamente con trombe prominenti, con organi Hammond e con sezioni ritmiche martellanti. Tra gli artisti della Stax ricordiamo Otis Redding, Booker T and the MGs, Wilson Pickett, Mark Hayes, mentre la High Records su tutte fu fondata e quindi ha tutti i pezzi di Al Green. Ci ascoltiamo adesso su etichetta Stax, Booker T and MGs con Soul Dressing.
E questo era il suono di Booker T and the MGs, un suono tipicamente caldo del sud, e su etichetta Stax Records. Ma questo, quindi Stax e i Records erano zona sud. La zona di Detroit invece era dominata dalla Motown Records, che ancora oggi è un'etichetta che è un'assoluta rappresentante della soul music e delle sue evoluzioni successive, tanto che spesso il genere disco soul viene chiamato Motown. E questa etichetta era solita enfatizzare melodie pop orecchiabili e brillanti. E se si parla di Motown non si possono non citare i The Funk Brothers, che furono i musicisti che parteciparono attivamente a numerose registrazioni della Motown tra il 59 e il 72. Ci ascoltiamo quindi un pezzo Motown storico, una pietra miliare, che è quella di Marvin Gaye, I Heard Through the Grapevine, Motown Records. E questo è un grande classico Motown di Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. E se parlo di Motown non posso non fare pubblicità al programma di Vito Santamato, che va in onda ogni giovedì dalle 20 alle 21 su RKO e che si chiama proprio Motown. Quindi se siete appassionati di musica soul e musica black in generale, non perdetevi questo appuntamento settimanale di Vito Santamato ogni giovedì dalle 20 alle 21 su RKO. E abbiamo toccato quindi, anzi ci ascoltiamo prima un altro pezzo Motown a questo punto,
Perché comunque nella, cioè, l'etichetta Motown aveva un sacco di artisti interessanti come i Temptation, i Supremes, Martha Reeves and the Vandellas. E ci ascoltiamo proprio un pezzo di Martha Reeves and the Vandellas che si chiama Love is Like a Heatwave. Anche questo una si può ritenere assolutamente una hit. Questa era Martha Reeves and the Vandellas ancora su Motown Record, quindi abbiamo detto Motown, zona Detroit, zona sud c'aveva la Stax Record e la High Records, quindi città come Memphis, Atlanta, New Orleans. Ma a New York cosa succedeva? A New York nacque l'altra grande etichetta che era la Atlantic Records, che fu fondata da due bianchi in realtà, che avevano la passione per la musica nera e che registravano per artisti neri che suonavano jazz o varie forme di soul. Tra i grandi artisti della Atlantic ricordiamo appunto Aretha Franklin, che viveva, lei in realtà viveva tra New York e Detroit, ricordiamo Ray Charles, Percy Sledge, Solomon Burke. E l'Atlantic stessa divenne poi distributore della Stax Records in quella zona, la zona di New York, quindi divenne ben presto un colosso al pari della Motown. Ci sentiamo quindi su Atlantic Records questo disco del 1962 di Solomon Burke che si chiama Cry to Me. All alone and nobody calls you on the phone. Or don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey. Come on, you cry to me. There's nothing
love the smell of her perfume. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, loneliness, such a waste of time. Oh, yes. You don't ever have to walk alone. Oh, you see, oh, come on, take my hand. Baby, won't you walk with me? Oh, yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like I cry? E questo era Solomon Burke, Cry to Me, su Atlantic Records. E quindi a livello musicale, in ognuna di queste tre macro aree, New York, Detroit e zona sud, il soul si caratterizzò con in modo diverso, diciamo. Però sicuramente tutto il genere soul aveva dei tratti salienti ben precisi che accomunavano tutte queste, diciamo, evoluzioni, che sono, come detto, la continuità con la tradizione gospel, che si sentiva in maniera molto marcata, soprattutto nel modo di cantare, come ad esempio avveniva nel tipico botta e risposta delle voci tra il cantante principale ed il coro. Poi c'erano i ritmi e le armonie provenienti dal blues, e l'influenza del blues pervade tutto il genere soul, come ad esempio il piano nelle canzoni di Ray Charles o la chitarra in quelle di Al Green. E altra caratteristica erano i virtuosismi vocali, perché la voce era al centro nella musica soul in maniera assoluta. Quindi basta pensare ai pezzi, appunto, di Aretha Franklin, di Sam Cooke, e in generale tutte canzoni in cui al centro c'è la bellezza della voce o del cantante. E altra caratteristica sono le selezioni ritmiche prominenti, con backbeat marcati tra un accordo e l'altro. Anche questa è una caratteristica derivata dalle origini gospel. E anche le sezioni di trombe erano frequenti, soprattutto sulle etichette ai Records e Stax Records, mentre nella Motown le trombe erano meno frequenti, ma comunque presenti anche in alcune hit classiche. E quindi ci ascoltiamo per avere un'idea di cos'è questo botta e risposta tipico del cantante e coro, tipico del gospel di cui vi accennavo prima. Ci ascoltiamo un pezzo significativo, che è quello di Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tear. Girl,
seeming like I'm having fun. Although she may be cute, she's just a substitute, because you're the permanent one. So take a good look at my face. Oh, you'll see my smile. E questo era Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears. E ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata dedicata alla musica soul. E come detto, da metà degli anni 70 in poi il soul poi si è evoluto e ha influenzato tanti generi successivi. Dal soul sono discesi il funk, la disco e successivamente ancora l'hip hop. E a sua volta il soul fu influenzato negli anni da diversi stili musicali, come ad esempio la musica prog rock, la musica psichedelica degli anni 70, tant'è che si parla a un certo punto di progressive soul oppure di psychedelic soul. E ad esempio tra gli album che si possono considerare progressive soul c'è l'album All Day Music della band War, che è una band di cui faceva parte l'ex leader e cantante della band The Animals, Eric Burdon, che era inglese tra l'altro, non americano. E proprio di Eric Burdon and the War ci ascoltiamo uno dei miei pezzi preferiti, che è Sleeping Into Darkness. Questo era il grande Eric Burdon con i War, Sleeping Into Darkness. E Eric Burdon, visto che abbiamo parlato di lui, abbiamo messo un pezzo di Eric Burdon che è inglese. A questo punto facciamo un accenno a come il soul si diffuse anche in Inghilterra. In Inghilterra già dai primi anni 60 si iniziarono a formare tante piccole scene soul, in particolare a Liverpool c'era una comunità di artisti neri che iniziarono a registrare per etichette britanniche, ma questa scena soul non ebbe mai connessioni con il mercato mainstream.
Infatti, in Inghilterra ci fu un fenomeno molto interessante perché il soul americano divenne molto popolare tra le sottoculture, e una su tutte è la sottocultura mod. Soprattutto nell'Inghilterra centro-settentrionale si creò un movimento musicale e culturale che viene chiamato Northern Soul, che esaltava un particolare stile di musica soul con ritmi più pesanti e tempo più veloce. Quindi andava nel movimento Northern Soul si andava molto alla ricerca, a scoprire dischi più rari, meno conosciuti, a scoprire i B-side, sempre roba soul americana, però diciamo non il mainstream. Quindi si diffuse questa diciamo moda addirittura di andare a scoprire tutti questi pezzi minori, e questo contribuì in realtà alla scoperta di una faccia del soul meno commerciale, e con beat molto più up tempo. È molto interessante questo movimento Northern Soul con la cultura mod. Magari in futuro farò anche una puntata dedicata esclusivamente a questo, visto che questa è stata, in questa puntata ho messo pezzi comunque molto, diciamo, mainstream come genere soul. E ascoltiamoci comunque un pezzo più raro, un pezzo della scena Northern Soul, ed è un pezzo che molti di voi riconosceranno perché poi è stato successivamente campionato da Fatboy Slim nel 1998 nel pezzo The Rockefeller Skunk. Ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo dei Just Brothers, Sliced Tomatoes, un pezzo che, come vedremo, all'epoca non era assolutamente considerato mainstream e non ebbe nessun successo, ma fu riscoperto appunto in questa ricerca dei B-side, delle rarità da parte di questa cultura Northern Soul. Sliced Tomatoes, Just Brothers. E tutti quanti ve lo ricorderete il tormentone del 1998 di Fatboy Slim, Rockefeller Skunk, fatto su questo campionamento degli Just Brothers, Sliced Tomatoes. E questo appunto un pezzo raro che a suo tempo non ebbe nessun successo e che fu riscoperto dalla scena Northern Soul del Nord Inghilterra. E quindi in Inghilterra, oltre, parallelamente a questa scena che fu più una cosa di scoperta delle rarità di musica americana,
di musica soul americano, un vero e proprio soul inglese in realtà non esisteva in quegli anni e stentava a decollare. E probabilmente perché il soul veniva visto esclusivamente come genere nero dai bianchi, mentre i musicisti neri consideravano un soul un genere troppo americano e distante, preferivano darsi ad altri generi tipo il reggae nell'Inghilterra degli anni 60 e 70. In realtà poi successivamente nacque un soul di chiaro stampo britannico nel 1980, ma addirittura un'esplosione del soul con un new soul si ebbe a partire dalla metà degli anni 2000, anni in cui si parla di vera e propria soul British invasion, e furono gli anni di artisti come Amy Winehouse, oltre che tanti altri artisti, che metterò proprio per chiudere questa puntata, un pezzo di Amy Winehouse, della grandissima Amy Winehouse, artista scomparsa giovanissima nel 2011 a soli 27 anni. Quindi con You Know I'm No Good di Amy Winehouse chiudiamo questo quinto viaggio, questa quinta puntata di No Borders sulla musica soul. Ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio gli amici che mi hanno scritto, Pasquale, Francesca, Simino che mi è venuto a trovare, Juan, solito grande supporto morale. Grazie a tutti, ci vediamo tra due sabati, alla prossima, chiudiamo con Amy Winehouse, You Know I'm Not Good. This is